svegliati con le notizie belle della vita. Oggi vi portiamo su una collina di Napoli, dove nell'immediato dopoguerra si sparge la fama di santità di una monaca che tutti chiamavano la monaca santa, Pinella. Vogliamo saperne di più con padre Gambalonga, che è il postulatore dei Carmelitani Scalzi. Buongiorno padre, buongiorno, Gambalonga, buongiorno. Padre Romano, accomodati e grazie di essere venuto con noi. Piacere. Da noi. Devo dire che è una storia di cui non sapevo praticamente nulla, che è una storia affascinante. Suor Giuseppina del Crocifisso, Suor Maria Giuseppina, la monaca santa. Sì. Una donna nata nella buona borghesia napoletana, destinata, sì, a degli studi commerciali, perché no? Insomma, un avvenire. E poi questo agguato di Dio le trasforma la vita. Sì, una figura straordinaria che, sono onesto, ho scoperto anch'io da poco più di un anno, da quando sono diventato postulatore di questa causa, di nostra monaca. E sì, la monaca santa, così la chiamava il cardinale Ascalesi, insomma, che la seguì, il grande cardinale Ascalesi, è vero. E lei fu affascinata dal Carmelo perché la sorella entrò nel Carmelo di Arco Mirelli, che è l'altro Carmelo di Napoli. E per causa della salute uscì, però aveva questa vocazione, il padre spirituale, che poi fu padre spirituale anche della Maria Giuseppina, e così l'aiutò a fondare un monastero. Che rapporto aveva con Dio, padre Gambalonga? Beh, aveva fin da piccola un rapporto particolare con Dio e con la Madonna. E non, tutte e due, ecco, questo non va sottovalutato, no, nella storia, vero, non va sottovalutato. Assolutamente, lei in particolare desiderava vivere, era affascinata dal mistero dell'Annunciazione, non solo alla Madonna che ascolta la parola, che obbedisce alla parola con umiltà, con fiducia, pur chiedendo anche ragione, ma la giovane donna che si lascia invadere dallo Spirito Santo e guidare dallo Spirito Santo e quindi porta in sé Gesù. E lei in particolare di Gesù, come tutti quelli che capiscono l'amore, è affascinata dal Gesù crocifisso. Quindi dice: mi sono offerta a Gesù crocifisso per essere crocifissa con lui. Padre Romano, questa forse può essere una delle tante profezie che lei ha in un certo senso annunciato. Questa sua consacrazione al crocifisso ci rimanda subito, sì, all'immagine comunque del dolore, anche se poi accompagnata dalla, sì, redenzione. Sì. Perché Suor Giuseppina del Crocifisso è una suora molto provata nella salute. La malattia, e questo è un dato importantissimo, perché poi i napoletani capiscono che quando soffrono hanno in lei un ascolto attento e una parola buona. Sì, esatto, esatto. Potremmo dire come vediamo noi credenti in Gesù crocifisso e nella sua passione il riscatto di tutte le situazioni crocifiggenti o che ci abbattono e che invece nell'incontro con il Signore diventano fonte di vita. E così è il paradosso della sua vita, fisicamente prostrata sempre, con malattie susseguenti, che rischia di morire più volte, a volte non muore per obbedienza, cioè dicono no, tu adesso devi guarire. Una volta il cardinale dice così, oppure tu mi devi aspettare. E quindi fino al pomeriggio. Guardate, sono delle cose che devo dire, una storia ha fatto molto bene padre Romano a dire anche che è una storia di cui si sa pochissimo, sì, ma che la vox populi, l'amore della gente capisce da subito la fama di santità di questa suora dentro al Carmelo, dentro questo monastero, questo convento che ancora esiste, che tra l'altro veramente spalanca le porte anche per le celebrazioni eucaristiche. La collina di Santa Maria ai Monti a Napoli è un luogo incantato, nascosto, periferico, allora addirittura era ancora più periferico. Noi ci siamo andati, mi sa che insomma non è facile andarci presto la mattina, con la nostra meravigliosa Antonella Ventre, e speriamo con delle voci belle da poter raccontare questa storia. Antonella, se ci sei, se sei pronta, se non è... qualcosa. C'è ancora un po' di nebbia, Antonella. Felicia, buongiorno, siamo a Napoli per raccontare appunto una storia particolare. Noi siamo ai Ponti Rossi, anzitutto buongiorno Elena. Buongiorno. Noi siamo ai Ponti Rossi, che è una zona un po' in alto di Napoli, e qui nel convento dove ci stiamo avvicinando delle Carmelitane Scalze, diciamo, vive la figura di Suor Giuseppina. Raccontaci un po' il luogo dove ci troviamo, come ci si arrivava qui ai tempi di Suor Giuseppina? Ai tempi di Suor Giuseppina si arrivava piuttosto male, si arrivava attraverso il bosco di Capodimonte e si arrivava a piedi. Eppure erano tantissime le persone che venivano. Sì, erano tante, e perché mano a mano che conoscevano Suor Giuseppina, che venivano a parlare con lei, nella zona la chiamavano la monaca santa.
Ci sono aneddoti che ancora si raccontano. Tu, ad esempio, non da tantissimo hai saputo di un sacerdote che è profondamente legato a Suor Giuseppina. Profondamente legato, anche se non l'ha mai conosciuta. Ed è stata così che io, avendo avuto un problema, ero ricoverata al Fate Bene Fratelli, e lui, questo padre Giacinto, veniva a portarmi tutte le mattine la comunione. E un giorno io avevo una specie di reliquia di Suor Giuseppina, uno scialle che lei portava sempre addosso, che mi è stato regalato dalle suore, e lui mi chiese che cos'era. E io dissi: padre, è uno scialle di Suor Giuseppina. Lui, come sentì nominare Suor Giuseppina, si illuminò e mi disse: io non l'ho conosciuta, Suor Giuseppina, io non l'ho conosciuta, però mia mamma l'ha conosciuta. E la mamma, quando aspettava lui, era molto preoccupata, perché aveva avuto precedentemente altri due figli ed erano in condizioni precarie, e quindi questa mamma pensava di voler abortire, di togliere via questo bambino, e allora venne da Suor Giuseppina per chiedere, per avere un conforto, per chiedere un consiglio, ma Suor Giuseppina non la fece proprio parlare, perché come è entrata in parlatorio, così Suor Giuseppina le disse: senti, quello che stai pensando di fare non lo fare mai, perché sappi che nel tuo ventre c'è un ministro di Dio. Mi ha detto il prete, dice: signora, mia mamma non mi ha mai detto niente durante tutta la mia vita. Il giorno che io sono stato ordinato sacerdote, lei piangeva, io le chiesi: mamma, perché piangi? E lei mi disse: adesso ti posso dire perché piango. E mi raccontò tutta la storia di Suor Giuseppina. Io è un ricordo che c'ho così vivo, anche se avevo 6 anni. Io nel frattempo ho tirato fuori questo crocifisso che mi è stato regalato qualche giorno fa, che è un crocifisso che in realtà è stato proprio sul letto di Suor Giuseppina, Lucia, perché abbiamo finito questo collegamento e ci rivediamo nel prossimo per capire un po' l'eredità che hanno raccolto le suore e soprattutto per parlarvi del miracolo che l'ha resa beata. Quindi ci rivediamo dopo, tu ci accompagni, Elena. Lucia, da qui è tutto, ci rivediamo tra poco, entriamo in chiesa. Grazie alla signora Elena, grazie Antonella, perché sei entrata nel vivo, sì, della vocazione di questa monaca, nata, si può dire, e offertasi nelle sue sofferenze a Dio per dare carezze al popolo di Napoli. Sì. Ha detto molto bene la signora, erano tempi difficili, c'era la guerra, anzi parliamo tra la prima e la seconda, sì, guerra mondiale, durante i bombardamenti, l'opera instancabile di questa suora, che aveva una parola per tutti, è stata veramente riconosciuta unanimemente. L'ascolto e la profezia. Sì. Padre Romano, possiamo dire che questi sono i due elementi fondanti della presenza di questa suora in quella città? Sicuramente, perché le persone che andavano da lei, perché si sentivano capite e scoprivano di essere conosciute prima ancora di presentarsi, molto spesso il dono della conoscenza dei cuori, la scrutazione dei cuori, e ricevevano benefici spirituali, morali, a volte anche materiali, perché era una suora che ogni tanto compiva anche dei prodigi, e così sperimentavano come dire, veramente il Signore è presente. Mettersi nelle sue mani fa sì che entri vita laddove c'è sofferenza, laddove c'è morte, entri speranza. Quindi lei appunto compiva delle profezie che poi si realizzavano, puntualmente si avveravano, e aveva sempre una parola per tutti. Lei avrebbe voluto, vivendo da carmelitana, vivere nascosta con Cristo in Dio, ma per obbedienza al padre spirituale, padre Romualdo, al cardinale Ascalesi, si rende disponibile. Fino al 33 non c'era la clausura, no? Perché iniziarono come terziarie carmelitane. E così la gente andava, e lei aveva tempo per tutti. Lei che era ammalata aveva tempo per tutti, perché l'amore si dimentica di sé. Tra l'altro questa immagine che state vedendo, questo per far capire, è l'immagine scattata addirittura 17 giorni dopo la sua morte. Quasi come a dire, lei rimane in quella città, tanto è l'omaggio della gente che sono richiesti giorni e giorni, sì, c'era un, sì, pellegrinaggio ininterrotto. Ma e dopo anche oltre Napoli. Esattamente, oltre. E tra l'altro, quello che è una cosa, padre Romano, che abbiamo scoperto, e io le dico grazie anche perché ci ha aiutato tantissimo in questo viaggio, è che la presenza di questa suora arrivava anche negli strati sociali più alti della città. Sì.
Narrano le cronache che anche regine e principesse fossero andate da lei. Sì, sì, appunto, da cardinali, regine, principesse, duchesse, vescovi, seminaristi, sacerdoti. Lei in particolare aveva un amore, come tutte le carmelitane, particolare per i sacerdoti. Per i sacerdoti. No? E vanno da lei, ad esempio, arriva un giorno un uomo vestito in borghese e lei dice: padre, le bacio le mani. Ha ragione, è vero, io sono un sacerdote in crisi, un sacerdote che voleva lasciare. E a partire dal colloquio con lei rientra e diventa un santo sacerdote della diocesi di Campagna, no? L'amore per la vita, diceva la signora Elena, quell'episodio molto singolare, una donna che per disperazione chiede aiuto a Sor Giuseppina perché impaurita che anche il terzo figlio possa avere dei problemi, e invece lei le dice: stai attenta a quello che fai, non lo fare mai, perché adesso c'è una vita santa. Questo però non ha risparmiato. A Sor Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso non ha risparmiato sofferenze fisiche, dicevamo. È vero, è vero. Lei dice: io sono la sposa del Crocifisso e non me lo voglio dimenticare mai. La croce è il letto di dolore del mio sposo e quindi io voglio stare su di essa. Elisabetta della Trinità, un'altra grande santa carmelitana, dice: il sacrificio è l'amore in azione. Ecco. In questo senso anche il cardinal Sepe, il giorno della beatificazione, nel 2008, ha affidato la città alla beata in qualche maniera, e quindi la beata alla città, riconoscendo questo legame indissolubile che c'è. Ed effettivamente è così, perché lei amava proprio tutti. E un giorno le chiedono: ma chi ami di più tu? E lei dice: beh, amo di più chi in questo momento ha più bisogno. No, e in questo senso anche la clausura non è un segno di separazione, un limite, ma no, è un segno di apertura. È come chi andava lì, infatti, sperimentava che cosa? Andava lì, lasciava i suoi dolori o il suo sconforto e riceveva speranza, riceveva consiglio, consolazione. E devo dire, padre, poiché noi non siamo mai abbastanza curiosi e noi ci picchiamo in naso fino devo dire, all'ultimo, questo per garantire anche che le figure, le storie che raccontiamo, le abbiamo in parte verificate anche noi. Rimane questa tradizione di cui io veramente non sapevo nulla. Sì. La domenica, la mattina c'è la messa molto presto, la domenica si arriva a piedi anche a volte, non si possono portare le macchine, tante sono le persone che vanno su questa collina, che è una collina santa. Ho visto i passionisti, ho visto tantissime cose, perché tanto è ancora il legame così profondo di questa città nei confronti di una santa che continua a parlare. E le storie di guarigione non si contano, dovute alla sua intercessione. E la nostra, spero che la mia Antonella, noi gliel'abbiamo chiesto, qualche cosa a questo riguardo ce la possa raccontare. Antonella, se sei pronta, sei entrata in chiesa, che credo, tra l'altro, è bellissimo, sono andata a vederla anche io. Ah, eccola qui. Sono entrata all'interno della chiesa e quella che vedete alle mie spalle è una semplice grata. In realtà ha molto di più da offrire, perché dall'altro lato ci sono le suore di clausura che hanno davvero tanto da offrire, preghiere, e le preghiere, quelle lì, che hanno dato ad un papà che ci racconta proprio la sua storia. Guardatela e poi ci salutiamo con l'eredità di Suor Giuseppina. Figlio in modo strano è stato male di notte. Noi l'abbiamo portato all'ospedale, l'ospedale ci ha diagnosticato che era un'encefalite. La cosa grave, in effetti, i 4-5 giorni di convulsioni, sebbene fosse stato intubato. Noi abbiamo trovato questo luogo, quindi Suor Giuseppina l'abbiamo trovato per caso. E dopo questa encefalite particolare, in effetti, quando i dottori ci hanno detto che purtroppo, anche se fossero terminate le convulsioni, dopo 4-5 giorni i segni dei danni cerebrali purtroppo sarebbero rimasti permanenti e gravissimi. Per una questione, in effetti, illogica, per chi è medico lo può pensare come coincidenza, noi che siamo venuti qua per 17 giorni a pregare, il fatto che all'improvviso, in effetti, tutti i valori di mio figlio si sono allineati, il fatto che comunque all'improvviso è sparita totalmente, il fatto che ce l'avessero le suore preannunciato anche il giorno in cui usciva dall'ospedale e sarebbe guarito, è considerato inspiegabile dalla scienza.
e quindi è considerato per loro motivo per beatificare la figura di San Giuseppino. Francesco sta non bene, sta benissimo. Purtroppo io ho un debito che posso impiegare tutta la mia vita. Ma non riuscirò mai a colmare il debito che ho in loro confronti su Giuseppe. La storia di Francesco ci racconta in realtà dell'eredità che Suor Giuseppina ha lasciato a tutti voi. Io quando sono arrivata qui, Elena, ti ho chiesto cosa vi danno ancora le suore, ed è una domanda che voglio rifarti, perché la risposta è bellissima. Le suore ci danno un conforto incredibile, ma veramente incredibile. Infatti io dico che ci danno un po' di ossigeno ogni volta. Lucia, io davvero spero di aver potuto trasmettere a voi la serenità e la pace che si respira in questo luogo, perché a me l'hanno trasmessa davvero i devoti di Suor Giuseppina. Grazie mille, Elena. Lucia, a te la linea, da qui è tutto. Grazie, Antonella, come al solito fate, ce l'avete fatta a farci capire. Devo dire che fa venire i brividi questa testimonianza. Io ringrazio di cuore anche la signora Elena, che ho saputo continua ad avere delle attenzioni particolari per questo monastero, perché forse noi non ci rendiamo conto di quanto noi possiamo anche fare per questi luoghi meravigliosi dove le suore nel nascondimento. E devo dire una cosa, padre Romano, glielo posso dire perché lei è postulatore, non ci hanno fatto entrare con le telecamere neanche sotto tortura. Devo dirvi, obbedienza assoluta alla clausura, non ci siamo riusciti. Ma anche quella poi diventa obbedienza da parte nostra. Sì, attenzione, porte aperte in chiesa, porte aperte nel parlatorio, dove ancora continua incessante questo pellegrinaggio con la precedente superiora, su Maria Gabriella, che so ha da pochissimo celebrato i 60 anni di professione religiosa e non è mai uscita da quel convento. È un'altra storia nella storia. Padre Romano, se io le dovessi chiedere in fondo che fede, che insegnamento, Antonella, la signora Elena raccontavano l'eredità di questa presenza che è ancora viva, ma noi cosa insegna quel modo di amare il crocifisso, quel modo di amare Dio da parte della Beata Maria Giuseppina? Beh, guardando e sentendo anche quello che diceva la Maria Giuseppina, ci insegna prima di tutto che siamo infinitamente amati, questa è la prima cosa, che dobbiamo mai dimenticarci e sperimentare. È infinitamente amati. Sì, e che quel crocifisso è risorto, è vivo. E quindi incontrare lui significa in realtà scoprire che le proprie sofferenze, anche gli errori della propria vita, quelli fatti o quelli subiti, sono visitati, accompagnati, e che quindi si può passare oltre, appunto passare dalla morte alla risurrezione. E lei vive questo mistero pasquale. Quello che usciva dal suo stato di prostrazione fisica, non psicologica, perché molti medici che ha conosciuto dicono questa è una persona di un equilibrio straordinario, sopra il comune, non si capisce come a questa condizione fisica corrisponde a questa capacità di essere disponibile alla gente, di assumersi poi i pesi degli altri e di avere sempre una parola di luce, di conforto, e di essere così bella, di serenità. Il volto è una cosa incantevole, sì. Dal volto traspare tutta veramente questa certezza di essere amati e di riuscire ancora a trasmettere. Ma era un cuore buono come il cuore napoletano, no? Veramente napoletano. Ah, questo è la napoletana, io la ringrazio per averlo sottolineato. Padre Romano, la profezia, questa è una mia curiosità personale, che è un altro dei doni dello Spirito Santo, perché no? Regala la capacità di saper scrutare queste persone, da quanto abbiamo letto. Tra l'altro voglio anche dire che ci sono tantissimi libri. Padre Pronzato, che è quel sacerdote che Papa Francesco si è trovato a citare più volte, addirittura i suoi libri li ha regalati a Fidel Castro. Noi l'abbiamo raggiunto adesso in Svizzera, non sta tanto bene, non ha potuto insomma dirci sì. Certo. Ma ci ha detto, mi raccomando, fatela conoscere, la Beata Maria Giuseppina. Veramente. Questo dono della profezia, lo Spirito Santo perché lo regala a certe persone? Voglio dire, che cosa, questa empatia, questa capacità di leggere il cuore, dove affonda le proprie radici? Beh, affonda le proprie radici nella disponibilità alla volontà di Dio. Cioè, il Signore parla e vuole parlare a tutti, ma nei limiti del possibile vorrebbe anche che non fosse distorto il suo messaggio. Allora chi è disponibile a comprendere la sua parola e quindi la sua volontà e a farla così come lui la vuole comunicare è quello che può capire meglio il suo messaggio. E siccome il Signore ci parla perché noi possiamo parlare e dare una parola di speranza,
I santi sono questi, come Maria, come Giuseppe, che hanno accolto così la volontà di Dio, anche strana a volte, certo, che ti chiede di cambiare qualcosa, cambiare certo direzione, e quindi hanno imparato a capire come Dio agisce, cosa pensa, e quindi a capire il cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo lo conosce veramente solo il nostro Padre Celeste, insomma. L'eredità spirituale, secondo te, di questa l'eredità suora? Spirituale? Ma io credo, prima di tutto, che vale la pena mettersi nelle mani di Dio, che non si rischia a non conoscerlo. A conoscerlo, certo, si rischia di percorrere strade nuove, che però sono migliori delle nostre. E così si sperimenta la sua misericordia, il suo amore e la sua compagnia. Ma padre, posso farti un'ultima domanda? Perché la clausura? Questa è una cosa che non mi riesco a mettere in mente. Voglio dire, soprattutto nei tempi di oggi, c'è così sì bisogno di queste presenze. Allora, spiegami perché, anche nel caso della Beata Maria Giuseppina, poi dopo dal 33 in poi viene richiesta questa attenzione particolare. La clausura, una parte della clausura è legata anche al periodo storico in cui è nata la clausura, poi però ci sono vari tipi di clausura, e ormai anche nel Carmelo ci sono vari modi di vivere la clausura, non solo nel Carmelo, e il significato è quello di permettere una vita di maggiore intimità, comunione con il Signore, che possa poi diventare sorgenti di luce, come in qualche maniera dovremmo essere tutti, come Tempio dello Spirito Santo, e allora quel tipo di vita aiuta, diciamo così, nel silenzio, nell'ascolto, in una rarefazione dei contatti immediati, certo, dell'immediatezza, che permette di andare più in profondità e quindi poi dà più forza anche alle parole che si dicono, forse meno ma più efficaci. Allora lei ci metta una buona parola la prossima volta, sì, perché sì, quando sì diventerà santa la Beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, noi speriamo di poterci entrare, perché ne vale la pena. Padre Gambalonga, io ti ringrazio, grazie, come grazie sempre, te, ringrazio il Carmelo delle Carmelitane Scalze di Napoli, ringrazio la mia Antonellina come sempre e tutti coloro i quali hanno permesso che potessimo raccontare anche quest'altra bellissima storia. Guardate che abbiamo un compleanno anche da celebrare tra un po', il 1 febbraio arrivava finalmente la TV a colori e noi sapete chi siamo andati a trovare, o meglio chi ci viene a trovare subito dopo la pubblicità? Rosanna Vaudetti, la prima annunciatrice a colori. A tra poco, caffè veloce. Grazie padre Gambalonga, grazie di cuore.